Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft on the Mods 9. Ho sistemato questa cesta e ho spostato tutta la produzione dei semi nel land. Siamo nel vuoto più totale e qui abbiamo una farm con i semi, ce ne sono 9. Vengono inseriti tramite il pylon all'interno di questa dimensional chest che ha una frequenza di 2, che è questa. La fertilizer essence la stavo buttando nel cestino, ma in realtà non serve perché ora che ho collegato al muro dei drumwell dovrebbe venire inserita lì. Quindi abbiamo due crafter di tier 3 con i filtri ovviamente per tutte le varie essenze. Quindi abbiamo iron, nether quartz, obsidian, copper, gold, quartz rich ed iron, silicon e osmium. Mentre qui abbiamo netherite, diamond ed emerald. Qui c'è una linea per ogni seme e sopra ne ho fatto un altro. Quindi qua abbiamo diamanti, smeraldi e netherite. Abbiamo sempre la dimensional chest e il pylon con la supreme hoe. Qui sopra c'è un altro, ma non ho ancora deciso cosa metterci o se lo utilizzeremo. L'ho fatto nell'end perché così non viene renderizzato e ci ha dato, quindi continuerà a produrre all'infinito. Non è straveloce, ma non è neanche lento. L'obiettivo di oggi è, pensavo, la botania. In realtà non c'è nel pack, però ho visto che ci sono un sacco di aggiornamenti, quindi proviamo ad aggiornare all'ultima versione. So che hanno tolto la Roots, che è un po' me l'aspettavo, è il motivo perché avevo deciso di non fare proprio nulla. Peccato. Prima di iniziare con la botania, però, direi di sistemare la faccenda dei reattori. Quindi ci facciamo altri due semi, tre semi, uno di redstone, uno di coal e uno di uraninite, ma non abbiamo uraninite, che basta cuocerla. Ne bastano quattro, quindi ci facciamo anche questo. Perfetto. E intanto questi li mettiamo a duplicarsi in questa farm. Dato che al momento i semi sono piuttosto difficili, direi comunque di settare l'automatismo per la POA, quindi Xnet, diciamo di in un canale per gli item estrarre da un barrel in due canali diversi e all'interno dell'energizing orb li mettiamo l'insert con l'iron quantità 1 e lo stesso per il gold quantità 1. Poi gli diremo di estrarre e inserire all'interno di un altro barrel. Ora, se mettiamo uno stack e uno stack, questo è il barrel di uscita, se mettiamo uno stack e uno stack, li autocrafta automaticamente. Nel frattempo possiamo iniziare un po' di botania, quindi prova il fertilizer. Cerchiamo di prenderci tutti i fiori. E hanno cambiato la texture. Bello. Direi che anche questo inizio ormai lo so a memoria, anche se mi sembra che abbiano tolto le slab. Ok, molto più semplice questa recipe. Quindi petal apothecary, acqua, qualsiasi tipo di seme. Ci facciamo 4 white. E lo rifacciamo. E otteniamo 2 pur daisy. E poi, andando a memoria, sono 2 light, red e brown. No. Mi sa che erano due brown. Sì, erano due brown. Ok, ne facciamo 4 per iniziare. Il setup per la botania lo faremo in questa radura. Abbiamo 4 daisy, 4 daisy. E mettiamo un po' di stone che diventa living rock. Poi una volta convertita in living rock la sostituiamo e iniziamo a convertire la legna in living wood. Qui già abbiamo il solito setup per droppare il coal. Ci manca solo l'open crate. Con la Living Rock ci facciamo la Mana Pool, ovviamente. Qui abbiamo appena ottenuto la Living Rock. Con questa la possiamo convertire per fare l'Open Crate. E ci serve assolutamente anche lui se non iniziamo a prendere solo i pezzi di coal. E se lo mettiamo qui. Mettiamo l'Open Crate qui e i pezzi di coal qua. Ne rimarrà uno, verrà preso dagli Endoflame. E poi verrà buttato il successivo. Qui facciamo ben due spreader. Poi ci facciamo Living Wood Twig e Wand of the Forest. E se la facciamo gialla e arancione, perché no? Mettiamo gli spreader, li colleghiamo alla mana pool. Dovrebbero, non si collegano automaticamente, ok? Quindi li colleghiamo noi. E abbiamo una bella produzione di mana. Bella è una parola grossa, una discreta produzione di mana. E nel frattempo, noi jade steel è stato fatto. E ora passiamo al blazing crystal. Per gli altri che richiedono un solo item dentro all'orb, possiamo aggiungerli insieme a quello di iron o gold, non ha troppa importanza, quindi se ci mettiamo questi blocchi dovrebbe prenderli lo stesso. Di blaze ne faccio tanto perché so che serve per il nitro crystal. Se droppiamo un diamante nella mana pool con un po' di mana, otteniamo il mana diamond, con cui possiamo fare l'unica altar. Se ce lo mettiamo qui davanti, ho già preparato uno spreader, ce lo linkiamo e direi di iniziare a fare un po' di rune, per cui ci serve un po' di mana steel e un po' di mana powder. Anche se il mana è troppo poco, quindi direi di fare una runa del mana. Che richiede praticamente tutto il mana che abbiamo.
Me lo ricordavo un pochino meno dispendioso, forse ho spammato troppi pochi Endoflame. In ogni caso ce l'abbiamo e ci facciamo la Rosa Arcana che produce mana dall'esperienza e noi di esperienza ne abbiamo infinita praticamente, già meglio. Quindi piuttosto che esagerare, per il momento ce ne facciamo una per volta. Questa è quella dell'acqua, questa è quella della terra. Ci tengo a precisare che il metodo più semplice che ho trovato per craftarle è fare shift click con varie pagine della ti mette tutti gli item che servono nella crafting grid. Questa è quella dell'aria. E poi ci facciamo un'altra runa del mana. Ho completato anche l'ultimo piano della Mystical Farm qui. Quindi abbiamo una linea di redstone, una linea di coal, una riga di uraninite e un'altra riga da 8 di uraninite perché nemmeno ne mancava uno. Ma forse questa riga la toglierò. Intanto ho visto che adesso possiamo craftare 36 reactor spirited. Che direi di fare, e questi per il momento li sostituiamo a questa parete di blackstone. Ci mettiamo un bel sink qui sotto con il pipe e lo riempiamo di acqua. Poi vuole uraninite, redstone e coal. E li mettiamo qui dentro e lui inizia a produrre un po' di energia. Attiviamo l'automod in modo tale che si fermi quando ha più del 70% del buffer pieno e questo ci produce un po'. Sta scendendo perché probabilmente non abbiamo un coolant. Ora per trasportare l'energia direi di utilizzare la Flux Network, quindi ci droppiamo un po' di redstone. Perché c'è lo schermo nero? Bella domanda. Come stavo dicendo, mettiamo l'obsidiano sopra, tasto sinistro, e otteniamo la Flux Dust. Poi abbiamo bisogno di Eyes of Ender, e ce ne facciamo uno stack. Un po' di Flux Core, e ce ne facciamo uno stack. 5 Flux Block, ci facciamo un Flux Plug, un paio di point, e un Flux Controller. E cosa succede se rimango fermo? Boh, non so che caso lo faccia. Oh, ha caricato un mondo. Che mondo? Per caso posso mettere una torcia? Siamo nell'Antispires. In teoria ce l'ho Night Vision, ma non si vede un tubo. Qui ci sono Enderman, Endstone. Questo è il bioma dell'End, però. Ok, beh, strano. Ce ne torniamo a casa. Ci mettiamo il controller, per esempio, qui. Creiamo il network, te lo facciamo rosso, ci mettiamo un bel flux plug qui e lui dovrebbe iniziare a prendere un'energia. E questi li possiamo mettere in giro. Per esempio, dietro il controller, in modo tale che non servano più cavi. Così. E ci mettiamo anche una priorità di 1. Siamo in un frozen ocean e il motivo è il ghiaccio, ce ne prendiamo un po'. Un po' di pack and ice per iniziare, ma soprattutto il ghiaccio normale per fare il seme. Teletrasportandomi a casa mi sono anche accorto che non avevamo attivato il wireless charging della Flux Network, però se lo attiviamo la wireless grid, l'advanced charger e anche il jetpack dovrebbero essere sempre carichi. Stavo pensando di fare un setup di conversione della Botania, perché la Botania può convertire mediante pull daisy l'ice in packet ice in un rapporto di 1 a 1, poi il packet ice in blue ice in un rapporto di 1 a 1 e poi il blue ice andrà messo qui per fare il dry ice. Però se vediamo il packet ice ci viene dato dall'essenza direttamente, ce ne dà 20. Se lo compattiamo in un 3x3 ne otteniamo due blue ice che sono un dry ice, quindi secondo me non serve neanche, ma lo facciamo lo stesso. Abbiamo bisogno di un qualsiasi fiore con della glowstone, quindi possiamo farci l'isoletta e poi la mettiamo sopra sotto la pull daisy e facciamo la floating pull daisy. Lo facciamo subito, è un tier 1, così possiamo metterlo a duplicarsi un pochino. Ok, scherzavo, non serve. L'ho messo in un compacting drawer e l'ho compacta direttamente in blue ice. Direi che usiamo il blue ice. È un invito troppo allettante. Per il momento le facciamo un po' a mano. Con la mano intendo che ci facciamo dei channel qua. Ne basta che ne tenga due e siamo a posto. Quindi se mettiamo 16 di blue ice dobbiamo ottenere 8 dry ice. E qui ha finito uno stack di spirited crystal. Ok. Ne avevo già messo un po' e vedo che produce 95k adesso. Da 60. Molto meglio con i dry ice. Ora, per fare l'automazione, più che usare la XNet di nuovo, direi di fare la laser io. Quindi ci facciamo i circuiti, ci facciamo il laser connector e poi il laser node. La laser wrench in caso ci serve due item card, credo. Proviamo. Quindi qua si inizia ad accumulare il ghiaccio. Ci mettiamo un laser node qui, un energizing orb qui sopra. Vediamo l'energia da qui. Lo colleghiamo sopra. Lo colleghiamo di lato. E ne serve un'altra da sotto. E per la parte di sopra serve un counting filter. Quindi basic filter e poi
Ci facciamo il cutting filter, poi ci mettiamo un dove qui a fianco e sull'output di sopra verso l'energizing orb ci mettiamo il cutting filter e gli mettiamo due blue eyes in insert, giusto? In teoria sì, da sotto mi diciamo di estrarre e adesso se blocco questo drawer ne ha messi due, ha fatto il dry eyes, perfetto. Quindi voglio metterci un'altra card, questa volta per estrarre, quindi qua c'è il limite. Qua invece facciamo in estrazione e se metto questo qui lo blocco e lo aggiungo al muro di drawer. Ho fatto una riga di ice seed, ho aggiunto un po' di redstone perché ci serviva. Qui sotto ho aggiunto il ghiaccio al filtro e adesso lo stiamo craftando, il packet ice. E il packet ice va direttamente qui dentro, si converte e noi stiamo farmando dry ice. Questo lo prendo a mano per adesso e lo metto su questo reactor spirited che l'abbiamo riempito. Continua a produrci più o meno 90k, che non è male. Direi di puntare a fare gli altri 3. Con questo dovremmo avere tutti i componenti necessari per fare 4 reattori nitro. Ho messo a produrre qua un po' di Wither Prediction, e in realtà anche il resto, dato che c'ero. Ci facciamo il primo reattore nitro. Se non sbaglio sono 36 e possiamo farli. Ed eccoli qua. Ci rompiamo questo e lo piazziamo qui. Perfetto. E poi ci rimettiamo dentro le stesse cose che c'erano prima. E questo ci produce 242.000 RF per tick. Perché? Ma anche adesso sta scendendo, sbaglio. Ci produrrà meno di 240.000, poco meno. È comunque tantissimo. L'ho rotto perché in teoria questi vengono utilizzati per fare il radiatore, quindi possiamo risparmiare un pochino. Quindi ora ce ne servono 108. E ce li abbiamo. Perfetto. Ed eccoli qua. 1, 2 e 3. Con questo non avremo più problemi di energia e ho intenzione di collegarli, come si può aver visto dalla J, mediante le network card. Quindi per il momento ce ne facciamo no. Queste cose devo mettere in autocrafting. Ma direi che per il momento ne facciamo uno, uno e uno. E ce li metteremo qui dietro. Mi metto il receiver qui, faccio right click con la network card e poi inserisco la network card qui dentro. Perfetto. Quindi abbiamo un drawer 4x4, ci metto uno storage downgrade. E iniziamo a esportare blocchi di redstone, blocchi di coal e uraninite, blocco di redstone, blocco di coal, uraninite. Dovrebbero aumentare, perfetto. Mi faccio un altro plug e questo lo sposto. Ho fatto un click di troppo e ho distrutto il reattore, ok? Non era quello che volevo fare, però adesso il plug ce lo mettiamo qui a fianco, in modo tale che veda tutti e due i reattori. E l'altro lo mettiamo dall'altro lato, qui. Ci colleghiamo i cavi. E mi sono dimenticato il dry ice che mettiamo qui e qui. Ok, così ci dovrebbe essere tutto. Se metto in estrazione, tutti i reattori dovrebbero iniziare a funzionare più o meno perché non hanno tutti l'acqua. E non so perché ho l'impressione che fosse qui input e output, ma a quanto pare funziona anche dai lati. Cioè, vedi poi che si collegano e questo sono tutti di acqua, quindi va bene anche dai lati. Quindi te potrei toglierti, ma va bene, dai, per il momento ti lascio così. Così abbiamo l'acqua anche in questi due da questa parte e siamo a posto. Li mettiamo tutti in auto mode on. E adesso cerco di coprirlo, perché così non mi piace. Più o meno sarà questa la forma della casa. Voglio che i reattori si vedano perché sono belli, e comunque non voglio che si vedano troppo, perché quando ci allontaniamo scompaiono, esattamente come nel pacchetto della Lunaria Expert. Quindi, anche se scompaiono, in realtà alla vista di questa casa così non mi dispiace. Quindi, buono così. Ora vorrei fare il tetto, però con il jetpack è un po' difficile, quindi vorrei farmi il volo in creativa. Sono vari modi e noi andremo per la Mystical Agriculture, dato che abbiamo la farm e abbiamo anche questo bellissimo altare. Quindi direi di farci l'armatura. E sono tutti crafting a parte la Awakened Supremium che si fa qui. E questo è uno dei motivi per cui ho voluto farmarlo con le api, anche se forse tutti quei blocchi bastavano per fare l'armatura. Mi metto a fare i pattern. Questi sono tutti i pattern. Ci facciamo l'helmet, chestplate. No, ci manca la prosperity. Come stavo dicendo, helmet, chestplate, leggings e boots. E in realtà già così potrebbe andare. Ma no, non abbiamo Awakened. Com'è possibile? Ah, ok, sì, forse mi sono appena ricordato perché non è possibile. Perché non l'ha processato? Già, ne abbiamo 25. Ah no, aspetta, ma c'è qui dentro, quindi l'ha processato. E anche la plastica. Non ho messo i filtri? Non ho messo i filtri. L'Awakened Supremium per il momento ce lo mettiamo qui. Tanto non credo che ce ne servirà poi così tanto, spero. Ce ne servono due per armatura, vuol dire che ce ne servono 8 di questi e 8 di questi. E
ce le abbiamo. Le essenze elementali le stiamo farmando qui. Qui ho settato una sorta di automatismo, quindi abbiamo tutte le varie essenze con un pipe che estraggono e inseriscono all'interno delle essence vessel. E poi ho messo quattro hopper in cui ci mettiamo lingotti e gemme. Ci basta mettere l'armatura qua e dovrebbe autocraftarsi il tutto. Oh, ma quanto ne consuma ciascun pezzo? Ah, 40. Ok, dai, ci mettiamo degli speed upgrade, anche se dubito fortemente servano, dato che ce la faremo una volta e poi basta. Ed è finita l'essenza. Non c'è problema perché questo è l'ultimo. Ecco qui il set della Mystical Agriculture. Migliore. Non c'è un'armatura più avanzata di questa, potremmo renderla indistruttibile. Forse prima o poi lo faremo. Quindi ci togliamo la nostra vecchia armatura e ci mettiamo questa. E sulla chestplate mi piacerebbe metterci il Creative Flight Modifier. Bene, adesso li ho finiti e ma ne avevo messe un altro paio qua, infatti ne abbiamo 45. 4 Supremium, 4 Netherstar, Anatumen Augment, Flight Augment. Com'è che lo aggiungiamo alla chestplate? Forse con un Tinkering Table, può essere? Sì, lo mettiamo qua. Possiamo metterci due Augment, quindi potremmo anche aumentare, però ora come ora mi interessa solo il volo in creativa. Ci togliamo il jetpack e abbiamo il volo in creativa. Perfetto. Il motivo di questo, fra l'altro, è un piccolo off topic. Ho avuto una discussione con Duke su una casa che aveva provato a costruire, dicendo che lui era riuscito a fare quello con il suo massimo, che in realtà a me non dispiaceva neanche, a dirla tutta era carina, però mi ha fatto riflettere perché io non ho mai provato a fare una casa con il mio massimo, cioè vi posso assicurare che questo non è il mio massimo. Principalmente questo è dato dal fatto che siamo in moddato, quindi non mi concentro troppo sull'estetica. Però volevo concentrarmi abbastanza. In questa casa vorrei provare a concentrarmi al massimo e vedere che cosa ne esce fuori. E per questo ovviamente mi serviva volo in creativa. Ho fatto il tetto e sarà più o meno così. Devo ancora decidere a che blocco tenere. Sarà sicuramente blu, però non so, forse lo cambierò. Alla fine ho optato per il blu terracotta e secondo me ci sta parecchio bene. Ho anche aggiunto parecchi dettagli. Ho deciso di togliere il vetro perché questa parete mi sembrava troppo piatta e così gli dà un pochino di spessore. E la casa così completata mi piace abbastanza. Secondo me è venuta abbastanza bene. Ho anche fatto un pochino gli interni, quindi ci abbiamo i quattro reattori qui, ci abbiamo anche della luce. E il problema più grande, ho fatto anche le strade, sono le solite strade che faccio con pate, stripped wood. Il problema sono le altre case, perché se guardo questa dico, ah però, carina. E guardo questa e dico, insomma, non è che siano alla pari, diciamo. Giustamente aggiungerei perché ci ha impiegato molto tempo per queste e poco tempo per queste. Ho anche già tolto la produzione di energia, sarebbe da sistemare tutta questa roba. E vorrei fare una mega casa qui e in cui mettere tutti questi macchinari con autocrafting e questa buttarla giù. E magari alcuni ripulire anche questa zona. Mentre facevo la casa però non ho solo costruito ma ho anche messo vari semi, quindi quello dei coralli, quello della natura e quello dei coloranti. Oh! Ok, questa non sapevo potessero produrre anche strip log, stavo giusto pensando come farmarlo e a cosa serve pensarci quando i Sylph fanno tutto per te? Che non sono Sylph ma Silver Spring forse? Non mi ricordo il mio nome, ci mettiamo qui e qui. Perché sono 512? Non ne ho idea. Non ce n'erano così tanti, o sbaglio? Sono reali? Sembrerebbe di sì. Ok, molto strano. Molto molto strano. Vabbè, questi li vado ad aggiungere nella farm dell'End, ovviamente. E anche qui direi che posso togliere la produzione della lava e ci mettiamo il Flux Point. Sì, ho aggiunto anche dei semi, 8 della terra e 8 dell'acqua, perché con questi due ci possiamo fare la clay, che è quella che ho utilizzato per fare il tetto. Qui ci togliamo una riga di uraninite, ci mettiamo quelli di nature, poi ci aggiungiamo i coral e anche i dye seed. Possiamo concludere qui e per il prossimo episodio potrei già fare la struttura. Potrebbe essere. Direi che ci vediamo al prossimo episodio.